Eleonora Magno è andata male, si dice un po' sorpresa, è vero, è la prima sensazione? Devo dire un po' sorpresa, sicuramente anche un po' delusa, con la sensazione che avremmo potuto con un po' più di tempo raggiungere in modo più capillare i nostri concittadini per spiegare la nostra proposta, ma naturalmente io faccio un grande in bocca al lupo e gli auguri al nuovo sindaco. Al suo cugino. Che è mio cugino, e il fatto che io sia sua cugina non farà arrivare dall'opposizione una, diciamo, presenza meno critica, meno vigile, naturalmente costruttiva, ma attentissima. Anche perché non sono mancate neanche in campagna elettorale le stilettate tra i cugini. Beh, abbiamo fatto una bella campagna elettorale, io penso di aver detto quello che era necessario dire con l'attenzione che è giusto avere per gli avversari, ma anche con tanto amore per la verità. Lei ha detto il tempo, ma è mancato qualcos'altro alla sua azione durante la campagna elettorale? Qualche tema? Dovremo fare un'analisi, l'analisi sarà necessaria per capire anche come ricostruire questo centro-sinistra. Non credo che siano mancati temi. I voti? Beh, sono mancati i voti. E lei teme che qualcuno abbia portato i voti del centro-sinistra al candidato di centrodestra? Penso che sia stata una dura lotta, perché sono state due liste di centrodestra contro una di centrosinistra, ma almeno in una delle due la posizione è stata percepita in modo più opaco, quindi forse non tutti si sono resi conto, votando la lista di Giambattista, che hanno aiutato al titolante. Farà il suo ruolo di opposizione in consiglio o si ritira a scuola? No, io sarò assolutamente all'opposizione, perché è un dovere, un impegno assolutamente. Io candidandomi mi sono impegnata per governare in caso di vittoria e per fare opposizione in caso di sconfitta. Ora uso parole nette, ma questo è.